In realtà non è così, la malattia da Covid-19 non colpisce esclusivamente l'apparato respiratorio. È un'accezione comune perché appunto è causa di una polmonite interstiziale che appunto, come abbiamo purtroppo visto in questi lunghi mesi, può essere appunto causa di morte, ma in realtà l'infezione provoca dei danni sistemici. In particolare colpisce l'apparato cardiovascolare. E abbiamo imparato in questi periodi che i malati affetti da patologie cardiovascolari, da cardiopatia ischemica, cardiopatia ipertensiva, scompenso di cuore, hanno un rischio di mortalità assolutamente più elevato e possono assolutamente aggravare queste preesistenti condizioni cardiovascolari. Ma quello che sta emergendo è che anche persone apparentemente sane, appunto dal punto di vista cardiovascolare, possono andare incontro nel corso dell'infezione a complicanze cardiovascolari. Quindi non necessariamente un aggravamento delle preesistenti condizioni, ma la comparsa di, per esempio, aritmie cardiache, la comparsa di scompenso di cuore, la comparsa di cardiopatia ischemica. Sono stati pubblicati dei report scientifici che sottolineano la comparsa di episodi di infarto del miocardio in pazienti che appunto infetti da virus SARS-CoV-2. Quindi la malattia non ha soltanto appunto come target il polmone. Sul perché del coinvolgimento cardiovascolare ci sono ovviamente ipotesi di lavoro, una delle quali potrebbe far pensare ad un interessamento appunto del cuore inteso come una miocardite. Questo, la miocardite potrebbe giustificare la comparsa di aritmie, la comparsa di scompenso di cuore. È evidente quindi che una operazione di prevenzione anche dal punto di vista cardiovascolare è molto importante perché non ammalarsi di infezione di appunto di SARS-CoV-2 può voler dire in molte occasioni salvare la vita di una persona. E quindi è importante intanto conoscere se sono presenti delle condizioni cardiovascolari preesistenti, ma allo stesso tempo è importante prevenire la loro eventuale comparsa. Un altro aspetto importante è quello che riguarda l'ipertensione arteriosa, perché anche su questo aspetto è stato pubblicato come il soggetto iperteso ha un rischio maggiorativo nell'eventualità che dovesse ammalarsi di una polmonite da Covid, di andare incontro a delle complicanze ancora cardiovascolari. Ma è emerso anche che nel corso dell'infezione virale si può anche realizzare un aggravamento dello stato ipertensivo e questo è un ulteriore motivo per ritenere assolutamente prioritaria la vaccinazione. Purtroppo ci siamo resi conto nella fase post-infettiva che i reliquati dell'infezione spesso durano a lungo. Al di là di una condizione di astenia prolungata che può durare settimane o addirittura mesi, gli esiti più significativi riguardano ovviamente l'apparato respiratorio. La polmonite è una polmonite interstiziale e come tutte le polmoniti interstiziali può avere come sequela una insufficienza respiratoria legata ad una interstiziopatia. L'interstizio è una parte della struttura polmonare che consente al soggetto un'adeguata ventilazione, ossigenazione. Quindi va da sé che nel momento in cui si realizza una alterazione di questo interstizio, l'alterazione si chiama in medicina fibrosi, ed è un'alterazione, una come posso dire, trasformazione del setto interalveolare del polmone in una trasformazione connettivale che quindi ne riduce drammaticamente l'elasticità e quindi gli scampi gassosi. Quindi una delle conseguenze drammatiche dell'infezione è rappresentata dall'insufficienza respiratoria. Un'altra importante, come accennavamo in precedenza, conseguenza sempre diciamo sistemica è la conseguenza a livello cardiovascolare. Il paziente che in precedenza era un cardiopatico, inteso per esempio come uno scompensato di cuore, può andare incontro ad un ulteriore aggravamento di questa condizione, così come nell'eventualità che si dovesse essere realizzata una miocardite oppure una cardiopatia ischemica, bene, diciamo, nella fase post-pandemica purtroppo ci sono anche
questi aspetti da considerare e quindi il dover far fronte con una condizione di coinvolgimento dell'apparato cardiovascolare che prima o era ben controllato o addirittura era inesistente. Quindi questa è un'altra ulteriore complicanza dell'infezione virale. Io mi sono limitato a questi due aspetti, respiratorio e cardiovascolare, ma purtroppo non sono i soli, perché ci sono anche altre strutture. Mi riferisco per esempio anche all'apparato locomotore, inteso come tessuto osseo oppure muscolare, che possono avere dei danni seri dal coinvolgimento appunto dell'organismo dall'infezione virale. Ma in realtà non è così. Certo che l'avere una patologia preesistente non può che aggravare gli effetti dell'infezione virale, però anche per esperienza diciamo clinica, personale, anche soggetti giovani o direi in età media, persone tra i 40 e i 50 anni, dopo che hanno avuto, intanto possono essere ovviamente soggetti all'infezione, possono essere ovviamente veicolo di infezione, ma allo stesso tempo possono poi avere dall'infezione delle sequele importanti. Questo noi parliamo e abbiamo imparato sempre più a considerare l'immunità di gregge un elemento fondamentale per uscire da questo momento drammatico. L'immunità di gregge vuol dire anche che ci sia una popolazione giovanile o di età media che abbia ovviamente una protezione contro il virus. Quindi è sbagliato dire che i soggetti giovani non si ammalano. Infezione virale si ammalano, certo, diciamo la risposta dell'organismo all'infezione virale è più completa, più rapida e quasi sempre c'è una completa restituzione ad integrum, ma quasi sempre, perché se dovesse realizzarsi nell'ambito appunto di una polmonite interstiziale, per esempio una complicanza cardiaca, quale una miocardite, non sempre è priva poi di reliquati, perché possono appunto anche in questo caso seguire delle alterazioni dal punto di vista, per esempio, tachiaritmico. Una delle conseguenze della miocardite è, per esempio, la comparsa di aritmie. Spesso sono bradi, cioè bradicardie, bradiaritmie o tachiaritmie, e anche in una popolazione giovane queste possono avere un loro significato. Anche questo deve essere un motivo di più per considerare attentamente l'infezione virale come un qualche cosa da cui bisogna ovviamente star lontano e possibilmente non ammalarsi, anche e soprattutto in questo momento attraverso una vaccinazione. Quanto detto in precedenza non può che avere una logica conclusione nell'invito alla vaccinazione. La storia della medicina ci ha insegnato come moltissime malattie infettive sono state sconfitte dalla vaccinazione. Noi ci troviamo di fronte a un'infezione che ha sconvolto tutte le nostre abitudini, ma non solo le nostre, le abitudini di tutto il mondo. Quindi è assolutamente prioritario vaccinarsi. Quanto ci ha insegnato l'influenza spagnola del secolo scorso, evidentemente non è bastato. L'influenza spagnola del secolo scorso, pure in un altro contesto, ha impiegato anni per poter realizzare appunto un'immunità di gregge e uscire dall'infezione. Oggigiorno questo noi non ce lo possiamo permettere. Il vaccino rappresenta l'unica arma attuale per sconfiggere l'infezione. Non ci sarà solo quella, gli anticorpi monoclonali probabilmente, anzi sicuramente, rappresenteranno anche per noi un'arma vincente, ma in un altro contesto. La prevenzione della malattia si attua soltanto con la vaccinazione, che deve essere un obiettivo, direi, di coscienza civile, farla, consigliarla, perché solo in questo modo noi possiamo realmente uscire da questo disgraziato e sfortunato momento.